Ciao a tutti, vi prometto che questo è l'ultimo uovo Kinder delle principesse che aprirò quest'anno. Questo mi è stato regalato, quindi apriamo subito. Vi ricordo che nei video precedenti vi ho fatto vedere che ho avuto Rapunzel e Cenerentola, quindi speriamo di non trovare un doppione. Ma con la fortuna che ho, mi immagino. È la prima volta che riesco a aprirlo per bene, un miracolo. Allora, non mi dire che è un doppione. Speriamo di no. Io vorrei tanto trovare la Sirenetta oppure Jasmine, ma non li troverò mai. Infatti. Vabbè. Ho trovato Biancaneve. Eccola qua. Questa è la scheda. Questo è il tenero animaletto. Gli animaletti sono sicuramente i più, molto più carini delle principesse. Mettiti a fuoco. Ok, sono fatti molto molto bene. Ok. E qui abbiamo la nostra Biancaneve, solito, anche una gamba scorticata qui. Vabbè. E, solito due componenti con il pezzo di stoffa da mettere. Speriamo di riuscirlo a metterlo al volo. Dunque, il culo è qui. Ok. Vediamo un po' com'è la faccia di Biancaneve, bruttissima, sembra indemoniata perché come vedete mi hanno fatto gli occhi arancioni. Ecco. Se gli facevano gli occhi normali sarebbe stata molto più carina secondo me. Perché a regola il visino è molto carina, molto carino. Poi ci sono qui dei dettagli del fiocco che sono un po' rovinati. Mettiti a fuoco. Non metterò mai a fuoco. Vabbè, volevo farvelo vedere. Vabbè, comunque qui c'è il fiocchetto è rovinato e questa è quindi la parte sicuramente più carina, è qui il suo delizioso animaletto, davvero molto molto carino. Questo è un coniglietto, anzi una coniglietta. Perché non vuole mettere a fuoco? Non capisco perché non vuole mettere a fuoco. Cosa che non gli va bene? Meglio così. Ok. Molto molto carino. E questa è appunto lei. Ecco, forse da qui vedete. Il fiocco. Niente. Ecco, vedete che è rovinato. Sono rovinati anche un po' i capelli, però dai, vabbè. Ah, questo è l'ultimo uovo che ho aperto. Su tre che ne ho avuti, nessuno dei tre c'era una principessa, una delle due principesse che volevo, ma non importa. E vi auguro buona Pasqua a tutti e ci vediamo in nuovi video. Ciao ciao!